La casa è un luogo sicuro, un appuntamento che si svolgerà in prefettura il prossimo 31 maggio per parlare di sicurezza all'interno delle proprie abitazioni, ma non solo, si parlerà di sicurezza tutto tondo? Credo di sì, perché a parte l'intervento del questore che ho visto e riguarda proprio l'aspetto più stretto, il concetto più stretto di sicurezza, poi ci sarà il nostro presidente nazionale che parlerà di sicurezza però sotto altri aspetti. Ecco. Gli aspetti trattati è proprio la sicurezza a 360 gradi. Che parla di sicurezza? Beh, perché la sicurezza è un argomento insomma, piuttosto che sta piuttosto a cuore nei confronti di tutti i cittadini, ma anche nei confronti di tutti i proprietari di case. Ecco, ci sono delle problematiche che vengono riscontrate, infatti? Sicuramente sì. Sicuramente sì, ci sono problematiche di furti in casa, ci sono problematiche di vicini molesti, di persone che prendono in affitto un immobile, magari sono in due, poi il proprietario ne trova 10 in casa. Problemi sono molti. Ecco, un appuntamento voluto dalla Prefettura di Arezzo, tante le istituzioni presenti, anche per siglare un accordo. Sì, diciamo che la finalità è quella appunto di siglare questo accordo tra Confedilizia, il registro degli amministratori di condominio e le forze dell'ordine. Nasce dall'esigenza sicuramente da parte di Confedilizia e del registro degli amministratori di avvicinare il cittadino alle forze dell'ordine, abbattere un po' quella paura che spesso i cittadini hanno nei confronti del dover denunciare certe questioni.